La crisi pandemica non ha certo risparmiato la ristorazione, eppure c'è chi la combatte continuando ad investire. È il caso del Pesce Azzurro, catena di ristoranti self-service dedicata al prodotto ittico dell'Adriatico, che ora punta ad una seconda apertura su Fano, ragionando sull'area dell'ex zuccherificio. Effettivamente stiamo ragionando su questa possibilità e i nostri tecnici stanno lavorando anche nello specifico su un immobile preciso che si trova appunto nella zona ex zuccherificio per aprire un nuovo punto con un format simile all'attuale, magari sicuramente con delle modifiche, visto e considerato che in quel luogo pensiamo di andare incontro un po' alle esigenze dei lavoratori della zona. Una nuova apertura per lenire le ferite di una crisi che in questo biennio ha comportato anche scelte dolorose. Stiamo andando bene nonostante la crisi che purtroppo sta investendo il settore, la crisi pandemica ovviamente non ci lascia indenni, anzi diciamo che Pesce Azzurro, avendo necessità proprio per la tipologia di ristorazione, per quello che è insomma il rapporto qualità e prezzo, ha bisogno di fare i numeri elevatissimi, quindi pur avendo dei numeri importanti anche adesso, ovviamente ne risentiamo tanto insomma di questa crisi pandemica, avendo raggiunto purtroppo solo il 50% di quello che era il periodo pre-Covid. Stiamo soffrendo da un poco e questo ci ha portato per la verità anche alla chiusura di un paio di punti che avevano delle dimensioni minime, erano piccoli, quindi non consentivano in sostanza una gestione con il dovuto distanziamento e mi riferisco al punto di Milano Marittima e a quello di San Benedetto. Che abbiamo chiuso uno l'anno scorso all'inizio della pandemia nel 2020 e uno adesso a fine 2021, però ecco, stiamo ragionando e valutando insomma l'ipotesi, come dicevo, di aprire un altro che fanno, perché pensiamo che possa avere queste potenzialità.